Uomini e donne, Maurizio Costanzo, clamorosa segnalazione su Gemma e Manetti. Ribaltoni clamorosi ed evoluzioni impreviste hanno caratterizzato l'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne. Il primo colpo di scena ha visto protagonisti Gemma Galgani e cancelletto Giorgio Manetti. Alcune settimane fa il gabbiano aveva dichiarato che la dama non sarebbe mai tornata con lui. Registrate e fate arrivare questo messaggio fino su Marte. Una chiusura netta dopo l'ennesimo tentativo di riavvicinamento della torinese. Nel frattempo il fiorentino aveva iniziato a frequentare una nuova corteggiatrice mentre per la piemontese si è presentato in studio un ex spogliarellista. Nessuno dei due protagonisti del Trono Over aveva lanciato segnali espliciti relativi ad un possibile riavvicinamento. Qualcosa è cambiato in occasione dell'ospitata di Giorgio e Gemma al Maurizio Costanzo Show. Seduti uno accanto all'altra hanno iniziato a lanciarsi sorrisi ammiccanti e parole di ben altro tenore rispetto a quelle riferite nelle ultime puntate di Uomini e donne. La dichiarazione d'amore a microfono aperto. Manetti ha esaltato l'eleganza della Galgani ed ha inviato la dama a ballare sulle note di Noi due nel mondo e nell'anima. Al termine dell'evento è scattato un bacio sulle labbra che è stato accompagnato dagli applausi del pubblico in studio. Un gesto inaspettato e che ha segnato la nuova svolta nella lunga telenovela iniziata nel gennaio del 2015 con l'arrivo in trasmissione del gabbiano. Inevitabilmente il gesto intimo è stato oggetto di discussione della registrazione del 19 aprile con Maria De Filippi che ha riferito che Giorgio e Gemma non sapevano di avere il microfono aperto durante il ballo. A questo punto è stato mostrato il video durante il quale entrambi hanno manifestato il desiderio di stare insieme. In considerazione della segnalazione la coppia è venuta allo scoperto ed ha affermato di essere pronta a lasciare il People Show di Canale 5. Ida lascia con Riccardo, Sossio con Ursula. Dopo una nuova accesa lite Riccardo Maria Guarnieri e Ida Platano è riesplosa la passione e il desiderio di vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. Il lungo tira e molla si è concluso con un lieto fine sottolineato dagli applausi del pubblico in studio. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne Original Club è emerso che, dopo tante polemiche, anche Sossio Aruta ha fatto il grande passo. Il Re Leone si è inginocchiato davanti ad Ursula e le ha chiesto di passare tutta la vita con lui. Un'autentica rivoluzione di primavera per il Trono Over che perde così alcuni dei protagonisti più apprezzati e discussi.